Grazie Presidente. Abbiamo sopravvalutato il sindaco Renzi. Non è un venditore, ma uno svenditore dell'Italia. Se Berlusconi, l'unto dal Signore, era l'utilizzatore finale dello Stato per i suoi meri interessi personali e di business e il profusore di leggi ad personam per farsi i fatti suoi, Renzi, l'unto da Napolitano, è lo svenditore finale dello Stato italiano nelle mani dei predoni stranieri. L'abbiamo capito a che vi serve questo decreto. Ci ha illuminato l'illustre professorone, giuslavorista, senatore della Repubblica italiana, dottor Ichino, che ha esclamato: finalmente ci siamo adeguati agli standard internazionali. Ma di quali standard parla se nessuna legislazione europea contiene una liberalizzazione così ampia e totale del contratto a tempo determinato? Nei paesi del Nord Europa il modello del mercato del lavoro flessibile funziona perché c'è il reddito di cittadinanza che supporta i cittadini con una rete di protezione sociale. Voi invece il lavoratore che rimane senza lavoro lo lasciate sfracellare nel cemento. Votando sì a questo decreto voi state condannando l'Italia alla flex insecurity. Gli standard di riferimento sono quelli del terzo mondo, quelli dell'Europa dell'Est. Invece che esportare all'estero il nostro stato sociale di comunità, il governo sta importando i modelli sociali a tutela zero dei paesi dell'Est Europa, con paghe da miseria e un mercato del lavoro senza più tutele. Con questo decreto Renzi, Poletti e Sacconi ubbidiscono servili agli ordini della Troica e della politica dell'austerità. A favore delle multinazionali che stanno arrivando attratte dalle vostre proposte del mercato del lavoro a tutela zero. Ecco il vostro modo per attrarre gli investimenti dall'estero. Votate sì a questo decreto e sarete chiamati in correità dalla storia per lo smantellamento dello Stato sociale italiano, per renderlo appetibile ai predoni stranieri. E dietro le delocalizzazioni vi sono precise strategie economiche che mirano a spostare la produzione in altri paesi per trovare condizioni più precarie dei lavoratori, sia in termini di salario che di tutele. All'interno dell'Unione Europea questo fenomeno, il dumping sociale, sta diventando la causa per cui i vari governi stanno portando avanti gli attacchi scellerati ai lavoratori, contribuendo a creare una vera e propria lotta tra poveri. Questo decreto del lavoro, che permette di licenziare in assoluta libertà, rientra nel pacchetto di austerity volto a indebolire la forza lavoro. Pertanto denuncio pubblicamente nell'Aula del Parlamento italiano il funzionamento di questo sistema, in modo che siate ben consapevoli su cosa state per fare votando sì. Le riforme strutturali che l'Europa della finanza impone ai paesi coloni consistono nel liberalizzare l'economia, privatizzare beni, sussidi statali, servizi, industrie e risorse. Grazie alla crisi pianificata a tavolino si agevola lo sfruttamento e l'acquisto a basso costo della ricchezza nazionale da parte di multinazionali e banche estere. Svendendo le industrie e gli asset strategici per un pugno di mosche, in realtà gli stati si privano di reddito a lungo termine. Falso anche il mito della creazione di posti di lavoro per merito delle multinazionali che entrano sul mercato italiano, ma la realtà è nota a tutti. Le multinazionali comprano le industrie e le chiudono per delocalizzarle dove la manodopera costa meno. Ciò significa licenziamenti di massa e anche che bisogna smantellare i diritti dei lavoratori e tenere la popolazione in riga sotto controllo. Le misure di austerity mirano a ridistribuire la ricchezza dalle masse a gruppi ristrettissimi, attraverso tasse più alte, licenziamenti di massa, tagli alla spesa sociale, alla sanità, al welfare, all'istruzione, attraverso l'imposizione ai Paesi membri di riforme delle pensioni con l'aumento dell'età pensionabile, come già avvenuto in Italia con il governo Monti, abbassamento del salario minimo, minori prestazioni sociali, riduzione della protezione dai licenziamenti, come sta avvenendo proprio con questo decreto, sospensione della contrattazione collettiva a favore della contrattazione di impresa più favorevole ai datori di lavoro. Com'è prevedibile, ciò porta a una massiccia crisi sociale. Negli ultimi 30 anni queste politiche sono state imposte nel Terzo Mondo dal Fondo Monetario Internazionale, Banca Mondiale, banche multinazionali e potenze imperiali occidentali. C'è pertanto una specifica regia della crisi da parte della Troica per spingere gli Stati membri a fare riforme strutturali dall'altissimo costo sociale. Si sostituisce il governo con la governance per espropriare i paesi della loro sovranità, per garantirsi il controllo di settori strategici dell'economia.
Denuncio pertanto pubblicamente nell'Aula del Parlamento italiano l'organigramma di questo potere. Al vertice dell'Europa c'è la finanza, c'è la Banca Centrale Europea, con a capo un uomo della Goldman Sachs, Mario Draghi. Il cuore del potere è il sistema finanziario degli Stati Uniti, costituite da banche di investimento come la Goldman Sachs, Morgan Stanley, Merrill Lynch, da società finanziarie come la JP Morgan, da società di assicurazione e da società di rating. La Deutsche Bank è il punto d'incontro tra la finanza americana e quella europea. Il sistema delle crisi indotte si avvale anche delle banche d'affari italiane, oltre che di quelle tedesche e francesi, come Unicredit, Banca Intesa, Monte dei Paschi di Siena, istituite da Mario Draghi negli anni 90. Garanti di questo sistema nei singoli paesi sono i politici, come Mario Monti e Enrico Letta, accaniti partecipanti del Club Bilderberg e della Commissione Trilateral. E guarda caso, i nostri ministri dell'economia degli ultimi anni sono sempre stati scelti fedelmente tra quelli provenienti dalle organizzazioni come Gruppo Bilderberg, Commissione Trilaterale, Aspen Institute, Gruppo dei 30, riconducibili alle elite politiche e finanziarie che hanno tutti gli stessi ideatori, gli stessi finanziatori legati alle dinastie Rockefeller e Rothschild e che fanno riferimento tutti agli stessi gruppi bancari. Ebbene, denuncio nell'Aula del Parlamento italiano gli attuali garanti in Italia di questo sistema. Il ministro dell'economia del governo Renzi, Padoan, che è stato responsabile per conto del Fondo Monetario Internazionale e della Grecia, è stato l'uomo che ha gestito per conto del Fondo Monetario Internazionale la crisi argentina. Nel 2001 Buenos Aires fu costretta a dichiarare fallimento dopo che le politiche liberiste imposte dal Fondo Monetario Internazionale distrussero il tessuto sociale del paese. In quegli anni il ministro si occupò anche di Grecia e di Portogallo. Padoan, definito dal premio Nobel per l'economia Paul Krugman, l'uomo dai cattivi consigli. Padoan, consulente della Banca Mondiale, della Commissione Europea, della Banca Centrale Europea, membro OCSE, è stato direttore esecutivo per l'Italia del Fondo Monetario Internazionale, è membro di Italia Decide, una lobby di stampo piduista. Scrive per Aspegna, rivista dell'Aspen Institute, fondato da Rockefeller. Ricordo che Padoan, assieme a Renzi, salutò con entusiasmo la riforma previdenziale Fornero che ha gettato l'Italia nel caos. Garante di questo sistema è Napolitano, con un interventismo onnipresente e costituzionalmente discutibile del Presidente della Repubblica, che ha esteso i suoi poteri ben oltre i confini dell'ordine repubblicano. I governi Monti, Letta, Renzi sono tutti espressione diretta del Quirinale. Queste persone, con i loro servili cortigiani, sono i garanti attuali della scomparsa dell'Italia. Monti, Draghi, Prodi, Berlusconi, Letta e Renzi, Napolitano. Ci state trasformando in una colonia delle superpotenze, in un luogo di saccheggio. Sarete anche italiani, ma con uno scarsissimo senso di lealtà verso il vostro paese. In soli 20 anni avete permesso che il paese passasse da una condizione di nazione prospera e leader industriale in una condizione di desertificazione economica. Avete negoziato e firmato numerosi accordi e trattati internazionali senza mai considerare il reale interesse economico del paese. Diciamo pertanto no a questo decreto, diciamo no a questo sistema. Siamo qui per rovesciarlo, per rovesciare le vostre piramidi. Ma gli italiani si sono svegliati, cari signori. Ora sappiamo i nomi e cognomi dei colpevoli. Il Movimento 5 Stelle ha risvegliato i cittadini e ora la sveglia la diamo anche a voi. Perché la vostra ora è suonata. Per favore, tolga quell'oggetto. Tolga quell'oggetto, prego, i commessi, rimuovano quell'oggetto. Dieci giorni e sarete spazzati via. Rimuovano quell'oggetto, prego.